Salve a tutti, siamo qui in un nuovo video. In questo video andremo a rubare delle macchine super care, incredibili ragazzi, dei trilionari, più trilionari che abbiate mai visto in vita vostra. Queste sono le migliori macchine del mondo. Sono diventato rossissimo, aiuto. Ed eccoci quindi qua ragazzi, davanti alla nostra macchina, che è questo Range Rover del 2023 che abbiamo comprato. So che non è stata la scelta migliore, ma abbiamo comprato con i soldi delle super car che abbiamo rubato negli scorsi episodi ragazzi. Quindi come vedete questa è assurda come situazione, perché sono riuscito a comprarmi questo solo rubando le auto, ed è per questo che noi continueremo a rubare le auto oggi. Quindi come probabilmente saprete, il nostro garage, il posto in cui andiamo di solito a posizionare le macchine che rubiamo, è un garage sotterraneo che si trova esattamente qua. Ma oggi dobbiamo andare qui vicino, perché mi trovo in questo splendore di posto che sarebbe Rodeo Drive, perché vicino qua c'è il raduno più incredibile del mondo. Non tanto per la grandezza, ma per le supercar che ci sono. Come vedete qua c'è una piazzetta, non so se lo sapete sinceramente, è il posto più nascosto di tutto GTA 5, in cui, beh, in questo caso hanno organizzato un raduno. Quindi io parcheggerei il mio veicolo in un posto dove magari non me lo portano via, tipo qua, no, qua è la stazione dei pompieri, ok, magari qui, tipo dove le strisce non sono rosse, ok, e andiamo a rubare uno di quei veicoli ragazzi. Anzi, vediamo se riusciamo, perché purtroppo c'è un problema di fondo su tutto questo. Questo posto è praticamente la stazione di polizia, il che significa che, come potete immaginare, è praticamente impossibile rubare niente. Ma vediamo esattamente che cosa c'è, perché io ho visto il volantino, ma sinceramente non sono sicuro di quello che si trova qua dentro. Beh, wow. Innanzitutto, ragazzi, vedo delle macchine davvero speciali, come ad esempio questa Huracan performante, questa Huracan tecnica, quindi proprio un'ultimissima auto ancora targata Germania, guardate, di Amburgo. Poi abbiamo questa Huracan STO laggiù da dietro, ce ne sono veramente, questa è tutta la lineup Lamborghini, praticamente tutte le edizioni dell'Huracan, incredibile. Poi abbiamo una 765 LT, sembrerebbe Spider, sempre targata Germania, non so cosa c'è con queste targate Germania. Un GLS 600, se non erro Maybach, sono quelli che fanno bellissimi. E poi, ah, non è un Urus performante, questo è proprio un Urus Mensuri, quindi proprio modificato Mensuri, cioè rendetevi conto a che livello siamo qua in questo caspita di, wow, di raduno. E poi c'è un Bentley Bentayga e una Bugatti 110. Ok, abbiamo capito chi è il nostro uomo oggi ragazzi. Quindi tra tutti questi, vedete tutte queste supercar, questo raduno comunque si chiama Rumble 6000, una roba del genere, in cui prendono e se ne vanno tutti in convoglio e fanno un giro tipo di tutta Los Santos, una roba del genere. Quindi io voglio rubare la macchina prima che sia troppo tardi, e voglio rubare proprio questa Bugatti 110 qua. Ora dobbiamo aspettare il proprietario. Io farei una cosa ragazzi, lo inseguirei, perché adesso non è oggi il giorno del rally, sarà domani, oggi è solamente la presentazione, ok? Quindi significa che questo tizio tornerà a casa prima di domani, ed è lì che voglio fregarlo, ok? Quindi state bene attenti a quello che succede adesso ragazzi. Ora io me ne torno, magari facciamo così, io me ne torno sulla mia Range Rover e aspettiamo che questi con queste macchine escano dal raduno. Non so quanto ci vorrà, ci potrebbero volere delle ore, ma quando escono inseguirò il tizio con la Bugatti senza farmi notare e vediamo un po' che cosa succede. Quindi devo aspettare un attimo qua ragazzi ma spero che a breve se ne vadano. Ok ragazzi, wow, ok, la prima è uscita, la vedete? È la Urus Mensuri, è uscita. Ok, aspettiamo le altre. Devo aspettare ovviamente che passi. Ok, esatto, questa è il Bentayga, la Bugatti, perché è quella che ci interessa ragazzi. Una volta che esce quella possiamo inseguirla. Wow, mio Dio, ma l'avete... Ok, non tutti escono dai raduni pacificamente a quanto pare. Ok, penso che siano usciti praticamente tutti, raga. Eccola! Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Attenzione perché abbiamo creato un po' una fila e credo sia colpa mia, quindi non vorrei attirare troppo l'attenzione, ma devo capire... attenzione, sta cercando... Ok, è andato in un altro posto. Oh, tutti sono passati per qua, lui è l'unico che non è passato per qua. Ok, allora siamo all'inseguimento, ragazzi, siamo effettivamente all'inseguimento in questo momento. Dobbiamo seguire questa Bugatti 110. Senza dare troppo nell'occhio. Ho già sbagliato perché sono salito su marciapiede, ok, che è un Range Rover, ok, che si sa. Però, vabbè, comunque. Intanto guardate, wow, ha fatto un po' una sgommatina, si sta preparando per il rally di domani probabilmente, e sta andando dritto, e sta andando anche piuttosto veloce, quindi è proprio a su di giri questo, non solo il motore, ma anche lui, mi sa. Quindi cerchiamo di stargli non troppo vicino. So che è andato a destra, vediamo di non perderlo di vista, perché questi sono soldi per noi, ragazzi. Sono milioni e milioni di dollari, perché basta arrivarne una di queste macchine e letteralmente ci
facciamo milioni di dollari. Cioè, ma vi rendete conto che situazione in cui ci troviamo? Allora, solo a Los Santos comunque ci sono ste macchine. Solo a Los Santos. Ho tolto anche la targa davanti, così ragazzi non mi vede dalla targa e non riesce magari a memorizzarsi il numero della mia targa per poi pensare che io lo sto già seguendo. E sendo che ci sono tanti Range Rover comunque a questo mondo, per fortuna, sì, insomma, eccoci qua. Quindi, quanto lontano andrà? Chissà. Ok, adesso è fermo al semaforo. Per fortuna non siamo esattamente dietro di lui, perché sicuramente sarebbe una cosa antisgamo. Almeno così, beh, forse non ci ha ancora visti. Allora, facciamo una roba. Facciamo finta di andare a fare benzina, così assolutamente è impossibile che ci veda. Facciamo benzina, faccio benzina, bla bla bla, faccio benzina. Wow! Aspettate che è partito a bomba, aspettate che è partito veramente velocemente. Ok, eccolo lì, eccolo lì. Ah, è ancora lì. Meno male che si sta beccando tutti i semafori rossi comunque, eh. Wow, ma che cos'era quello? Avete visto che mossa? Oddio, è passato. Che furbo! No, questa è la cosa più furba che abbia mai visto. Ha fatto, avete visto, per passare con il rosso è andato a destra, ha fatto un'inversione. Oh mio Dio, ok. Quest'uomo è decisamente un uomo intelligente. Sarà davvero difficile riuscire a rubargli la macchina, perché non so se funzioneranno le mie tattiche solite in questo caso. Dobbiamo forse migliorare un po' le mie tattiche. Comunque non lo vedo più. Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Quindi ci stiamo avvicinando a delle ville abbastanza interessanti. Potrebbe essere una delle sue case, anche perché... Wow! Cosa ho visto? Non ne ho la più pallida idea. Facciamo finta di niente. Beh, non sa... Oh, ce l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Quindi a quanto pare è la 1015 di North Rockford Drive. Ed è veramente una bella villa. Ok, si è fermato lì. Quindi facciamo finta di parcheggiare. Ok, magari non sul vialetto del suo vicino. Però magari... ok, facciamo un'inversione un attimo. Voglio capire la strategia migliore, ok, per rubargli quella macchina. Vediamo un secondo. Fatemi dare un'occhiata, ok? Ok, quindi fatemi vedere che cosa diamine sta facendo. Come è fatta la casa. Cosa possiamo aspettarci, ovviamente. Quindi, come vedete, è la 1015. Ok, quindi la Bugatti è parcheggiata lì fuori, ma sono sicuro che di aver adocchiato un doppio garage oltre questa recinzione qua, questo parapetto, ok? Lui non si vede, la casa ha molte finestre, sinceramente, una porta lì. Sicuramente ci sono altri accessi, ma per ora vedo una porta lì. Forse una porta anche quella, non saprei. Il che significa che almeno so come ambientarmi bene o male. Ok, beh, aspettate, credo che sia qua sopra. Eccolo lì. Lo vedete che ha il telefono lì? Quindi questo è il tizio a cui dobbiamo rubare le macchine. È importante conoscere la persona. Quindi, vediamo. Wow! Credo sia abbastanza arrabbiato. Ho appena visto tirare un calcio alla ringhiera qua. Il che potremmo sfruttare la sua debolezza per... sì, per avvantaggiarci un po' su di lui. Ecco, con lui. Quindi fatemi pensare a che cosa potrei fare, eh. Ok, ragazzi, quindi l'unica cosa che ho trovato sono questi pantaloni rossi e questa camicia. E ovviamente la cassetta degli attrezzi che mi porto sempre dietro. Quindi il mio obiettivo è quello di fargli capire che ha un problema sulla macchina. Adesso ci arriviamo un attimo. Vediamo un attimo se è ancora in casa e se è disponibile. Vediamo quanto è effettivamente aperta come persona. Se ci caccia subito via o se abbiamo un minimo di speranza di... capito, avere a che fare con le sue macchine, il che potrebbe darci un'opportunità per rubarle. Quindi quello è su cui dobbiamo puntare oggi. Quindi, come vedete, insomma, si potrebbe sfruttare anche il fatto di magari di pulire un attimo meglio casa. Però proviamo prima a bussargli, a suonarli, che dite? Permesso? Permesso? Mi scusi, c'è nessuno in casa? Oh, salve, salve, buongiorno, mi scusi. Ah, un hamburger in mano, figo. No, guardi, non vorrei disturbarla troppo, ma ero al raduno il Rumble 6000 prima, no? Forse mi ha visto in giro che stavo... Sì, stavo guardando le macchine. Sono un meccanico del Rising Sun Customs e ho sentito che la sua macchina purtroppo fa un rumore veramente strano. Immagino che l'abbia sentito. Vorrei dargli una controllata se per lei... se è d'accordo. Vorrei capire esattamente che problema ha. Credo che siano comunque... Sì. Ah, ok, grazie. Sì, sì, le do giusto un'occhiata veloce e poi le dico che cosa è il problema, perché sì, sarebbe da capire se è un problema derivante dal motore stesso. Allora, mi faccia un attimo sentire un secondo com'è la situazione. Un attimo che appoggio qui la cassetta degli attrezzi. Allora, vediamo un secondo, perché credo che sia il motore che... Sentiamo? Sì. Sente che c'è questo fischio? È proprio quello. È quello, sì. Ok, infatti. Sì, no, lo so, purtroppo a volte ha a che fare con le Bugatti. Ha preso il servizio, quello di 3 anni, la garanzia, quella per...
non ha preso neanche quella. Ok, senza la garanzia dobbiamo proprio operare noi. Allora, aspetti un attimo qua che è un problema al motore. È meglio se non l'accende, serve un intervento immediato prima che si rompa qualcosa. Quindi vado a prendere il carro attrezzi e arrivo subito. Le lascio pure gli attrezzi qua un secondo, arrivo, se non ha da fare, se no se ha da fare vada pure, io la porto via e tra due giorni... Ah, aspetti che le do il mio numero, guardi. Eccoci, guardi, il mio numero è... Sì, mi può trovare anche su Google se scrive, ecco, Google e poi... Un attimo che c'è prima di continuare. Ecco, se lei ad esempio su Google scrive Rising Sun Customs, ci trova immediatamente proprio. Bene, io adesso arrivo. Un secondo solo. Ok ragazzi, sembrerebbe essere veramente andata bene. È molto disponibile, molto più di quello che pensavo. Torniamo con un carro attrezzi. Che dite? Ok ragazzi, sono andato a prendere il carro attrezzi. Per fortuna sembrerebbe essere ancora lì. Incredibile. Ha funzionato, sta funzionando ragazzi. È pazzesco. Ma com'è possibile che sia così ingenuo? Con la sua probabilmente fama e ricchezza non può essere così ingenuo. Vabbè. Ecco qua ragazzi, abbassiamo un attimo il letto qua del rimorchio. E poi carichiamogli la macchina. Speriamo. Oddio, dico sì. L'ho rischiata tantissimo, mio Dio. Ok signore, un attimo solo che carico la macchina, se lei non le dispiace. Ecco, si sposti un secondo che qua, anzi devo anche riprendere il mio aggeggino qui, perché sennò davvero, ecco qua. No, lo appoggio qua perché sennò veramente è un macello, poi ce l'abbiamo in mezzo, ecco qua. Tanto non lo posso fare qua, quindi devo comunque aspettare di andare all'officina. Comunque io la richiamo tra due giorni. Lei il mio numero ce l'ha, il mio contatto ce l'ha, tutto, e quindi Rising Sun Custom non si dimentichi, è vicino a dove c'era il raduno. E niente, adesso carico, ci sentiamo dopo. Allora, oh mio Dio, ok, ok, ce l'abbiamo fatta a caricarla. Ok, bene, Allora, adesso direi ragazzi che la portiamo via. Allora, fissiamo bene il veicolo, perfetto, e alziamo qua il letto di quello che è e andiamo. Ok, allora, a questo punto ragazzi, abbiamo messo il carro attrezzi, la macchina sul carro attrezzi è ben fissata, ha tutto quello che serve, quindi adesso sì, gliela portiamo via. È un po' disperato da quello che vedo, ma l'abbiamo fregata in piena. Non sa che non rivedrà mai più la sua macchina. Ragazzi, ce l'abbiamo! Ci abbiamo una Bugatti, non so quanti milioni di dollari. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, ragazzi, quanti milioni di dollari vale questo veicolo. È incredibile. Comunque ragazzi, road to 900.000 iscritti, siamo a 888.000, quindi manca veramente poco. Dovete iscrivervi perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale, nonostante guardi i video, che è una cosa che non capisco, è assurda. E quindi eccoci qua ragazzi, adesso andiamo nel nostro posto segreto in cui nascondiamo le auto rubate. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati nel posto in cui nascondiamo di solito le macchine. A questo punto, no aspettate, io non posso farlo senza provare questa macchina. Scusatemi, ma non è possibile per me non provare a vedere come si guida questa macchina. Oh mio Dio, abbiamo una Bugatti 110 rubata tra le mani. Ragazzi, io non ho visto che altre macchine c'ha questo, ma è la prima cosa che dovremmo andare a fare, perché uno che ha una Bugatti 110 così sicuramente ha altre macchine pazzesche nel garage, ed è quello che voglio andare a vedere. Oh, anche perché questa macchina non la compri se non hai altre macchine fantastiche. Oddio, ma che bella, ma guardate i fanali. Oh, vediamoli. Oh mio Dio, che bello. Oh, aspettate, oh, mamma mia. Ok, sinceramente pensavo accelerasse di più, ma è abbastanza potente sinceramente. Cos'è qua, un macello di gente? Perché via da tutti. Wow, una Bugatti 110. Mamma mia, cos'è stato? Non ne ho idea, ma io mi tolgo da questo casino come Mago Merlino. Quindi entriamo dentro ragazzi il nostro garage e andiamo a rubargli altre auto, che dite? Devo studiarmi qualche altra cosa oggi per rubargli le macchine, ma adesso me la studio, dai. Bene ragazzi, rieccoci qua. Quindi come vedete è buio, non si vede niente, ma il mio obiettivo è quello di entrare dentro casa a rubare le macchine quando esce di casa il trilionario. Quindi stiamo aspettando effettivamente che esca da un bel po'. Quindi come vedete si vede veramente poco dentro casa sua. Oh, è uscito, ok, è lì. Lo vedete? Lo sto seguendo un attimo con il binocolo. Sembra avere un cappello e una valigetta in mano, una cosa del genere. Che cosa sta facendo? Oddio, è tipo caduto. È scivolato, è una mia impressione. Non so, non si vede niente ragazzi, ma ok, aspettate un attimo perché è andato dietro e non lo vedo più. Il che significa che potrebbe forse prendere una macchina. Il problema è naturalmente che se io poi non arrivo in tempo, sarebbe veramente bello riuscire a rubare, entrare dentro il suo garage magari mentre è aperto, che lui è appena uscito. Che dite? Oh, sta uscendo adesso con una macchina. Sembrerebbe essere... Oddio, ma che macchina è? Oddio, che macchina è? È andato davanti con la macchina. Ok, questa è una situazione veramente strana adesso. È entrato dentro casa. Ma che caspita sta facendo? Ok,
allora un attimo solo, avviciniamoci in stealth. Voglio vedere che macchina è e cosa sta facendo. Mi avvicino, questo sembrerebbe quindi essere il suo garage. Vediamo un attimo cosa succede se io mi avvicino qua. Speriamo di non beccarcelo improvvisamente. Oh, è lì nella macchina. Oh, è entrato nella macchina adesso. Ok, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. È una Pagani, è per forza una Pagani. Era per forza una Pagani, ma fatemi sapere che Pagani secondo voi è qua sotto nei commenti, perché non ho idea di che modello sia. Però, ragazzi, credo che abbia lasciato la finestra aperta. Dobbiamo trovare una finestra aperta ed entrare dentro. Credo che non sia troppo difficile. Questa porta è aperta? No, è chiusa. Ok, dobbiamo trovare un altro modo per entrare. Ok, ci sono, ragazzi. Ci sono riuscito a entrare dentro. Ma ci sono due persone qua! Ok, aspettate. Mettiamoci qua dietro. Devo trovare l'accesso al garage, capito? L'accesso al garage, ragazzi. Il che mi fa un attimo pensare, perché è veramente strano. Ma è vuota sta casa, non ha niente. No, di sopra sicuramente non è. È veramente strano sia uscito per andare in garage a prendere la macchina. No, questo è il bagno. Ma che cavolo? Ma si esce subito qua? Ma che casa è? Non ditemi che il garage è completamente staccato dalla casa. Il che significa che siamo fregati se non troviamo il modo di... Ok, aspettate un secondo. Come faccio io ad... Wow, mi stanno puntando? No, ok. Allora, lui è uscito, quindi non... si è aperto! Si è aperto il cancello. Proviamo ad entrare, ragazzi. Proviamo ad entrare. Oddio, che macchine c'ha! Che macchine ha! Sono dentro! Com'è possibile? Che macchine sono? Ok, allora, questa è una Koenigsegg Jesko. Lì sembrerebbe avere una Bugatti Chiron Mansory. E questa che cos'è? Una Bugatti... Ah sì, quella che mi avete detto nell'episodio del portale, la... Come si chiamava? La Mistral, mi pare. O Mistral, mi pare una roba del genere. Oddio. Qua penso che, ragazzi, davanti ai miei occhi ci siano 15 milioni di dollari di ma... 30 milioni di dollari di macchine? 30 milioni di dollari! Abbiamo bisogno delle chiavi delle tre macchine. Sarebbe perfetto se ci fossero tutte e tre, perché così andremo a rubarle direttamente su e giù, su e giù. Il mondo non è sempre perfetto e dobbiamo fare tutto prima che torni, e sinceramente non so quando torna. Ma ci sono dei soldi lì. Mio Dio, ma cosa sta... Ci sono dei soldi io sparsi ovunque. Che roba strana è questa? Qua c'è un cassetto. Fatemi vedere se qua dentro c'è qualcosa. No, ho trovato le chiavi della Bugatti. Non ci posso credere. Dobbiamo scendere, attenzione, eh. Scendiamo prima che ci becchi. Vediamo se riusciamo a uscire da qua. Ci siamo, ragazzi. Mi sa che mi butto da qua. No, forse non mi faccio male se mi butto da qua. Nella cassetta degli attrezzi, vi ricordate quella cassetta degli attrezzi di prima? Ci sono delle telecamere, ok? Quindi piazzerò delle telecamere in giro per la casa e in giro per il garage, per monitorare la situazione, quando lui c'è, quando non c'è, perché sarebbe stato molto utile averle prima. Quindi prendiamo un attimo questa cassetta qua degli attrezzi che abbiamo lasciato prima qui. Adesso ritorniamo in casa e voglio piazzargli le telecamere. Intanto abbiamo comunque le chiavi della Bugatti, che significa che possiamo tornare nel garage e rubare almeno la Bugatti. Ok, allora ci vuole almeno una telecamera qua. Questi sono ancora fermi lì, non si sono ancora per fortuna accorti di nulla. Fatemi installare una telecamera tipo nascosta dentro questo cuscino. Un attimo solo, vediamo un attimo di smanettare qui. Ok, fatemi installare la telecamera qua, esattamente qui. Ok, perfetto, benissimo, fatta la prima. Installiamole anche di sopra, perché ho visto che di sopra ci sono delle cose losche. Ma soprattutto c'è il... Ma cos'è sto gatto? Lo sentite miagolare? Non ne ho la più pallida idea. Installiamole anche qua. Io non ne voglio sapere niente. Non voglio sapere come ha fatto i soldi questo trilionario, ragazzi. Ma dobbiamo... Abbiamo tutto quello che serve. Abbiamo le telecamere dove serve. Aspettate, giusto, l'ultima telecamera la voglio mettere anche nella sala conferenze. Un attimo solo, sono troppo curioso di sapere che cosa succede là dentro. Ok, mettiamola qua, ragazzi, esattamente qua. Perché c'è un telefono sul muro? Non lo so. È sempre più strana questa situazione e questa casa, ragazzi. Anche il tizio era strano. Allora, abbassiamoci un attimo. Andiamo in garage, ragazzi. Direi che possiamo rubare finalmente la Bugatti. Ok, ci siamo. Vediamo che Bugatti era quella. Se la Mistral o questa Mansory. Ok, è la Mansory, è la Mansory. Entriamo dentro, ragazzi. Vediamo se si accende. Si accende! Oh mio Dio, ok, siamo fuori. Andiamo. Dai. Non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Abbiamo la Bugatti, ok. Via. Oddio, ma non curva niente. Più veloce della luce. Ma quanto veloce va? Vi ricordate, ragazzi, iscrivetevi. 900.000, stiamo per arrivare a 900.000. Oddio! Oh mamma, è piantata a terra! Oh! Wow, mi stanno sparando! Qualcuno mi sta sparando, aiuto! Ok, attenzione, aiuto, ragazzi, mi stanno sparando! Dobbiamo andare via, forse questi con la Smart! Mi stanno sparando quelli con la Smart! Via, scappa, ok. Non sembra che mi stiano più inseguendo. Andiamo nel mio bunker, ok? Ci vediamo dopo. Ci siamo, ragazzi, non ci posso credere, è un sogno! Ok.
Vediamo, dovrebbe esserci anche l'altra Bugatti ancora sotto. Se il mio collaboratore non l'ha già spostata. No, l'hanno già spostata, non perdono tempo su queste macchine qua, ragazzi. Assolutamente non si perde tempo. Quindi parcheggiamola qua. Abbiamo anche la seconda Bugatti. Adesso è mattina, quindi non possiamo più andare lì a rubare le macchine, ma penso che si sia accorto che ne mancano due. Ok, ragazzi, guardiamo un attimo le telecamere di sicurezza, perché adesso è mattina e vediamo un attimo a che ora rientra, perché ho appena ricevuto una notifica sul cellulare che mi dice che sembra che stia per rientrare. Quindi vediamo un attimo le telecamere cosa dicono. Ok, sembra che stia rientrando. Ok, perfetto, quindi lui sta rientrando all'interno. Ma è ubriachissimo o sbaglio? È ubriaco. Non ci credo, non si è accorto di niente. Mamma mia, che di fortuna mi sta andando, ragazzi. Ok, ok, sta andando a letto, sembrerebbe. Ok, credo che rimanga lì a letto e basta proprio. Quindi non ci resta altro che tornare dentro quella casa, rientrare dalla finestra e rubare tutte le macchine che vogliamo. Tanto lui sarà collassato a letto, penso. Benissimo, ragazzi, non poteva andare meglio di così. Ci vediamo una volta che siamo tornati a casa sua. Gli ruberemo almeno 35 milioni di dollari di macchine oggi. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo tornati a casa sua. Adesso entriamo in garage e rubiamo le altre macchine. Purtroppo non ho trovato le altre chiavi, quindi vediamo se riusciamo a trovarle. Magari sono già su o sono lasciate lì. Anche l'altra, quella che con cui è tornato, vediamo se ha le chiavi magari già lì. Oddio no, non si apre più il garage. L'ha chiuso a chiave, non ci posso credere. Non ci posso credere, ok. Allora adesso che qua c'è il traffico, non facciamoci vedere troppo. Ma purtroppo devo rientrare di nuovo dalla finestra, credo. Speriamo che questa volta sia ancora aperta, che non l'abbia chiusa qualcuno, perché quegli altri due erano lì. Ok, non ci sono più. Ok, vediamo di entrare. Ah, qua è aperto adesso, ok, perfetto. Perfetto, 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 ok. Siamo dentro, ragazzi, quindi lui è di sopra che dorme. Dobbiamo fare veramente il massimo del silenzio. Cos'è sto gatto ancora? C'è un gatto che miagola. Mio Dio, dov'è? Ok, ho trovato le chiavi, ragazzi. Queste sono le chiavi della Mistral, credo, perché c'è scritto Bugatti. Le altre due Bugatti ce le ho io. Quindi, oh, aspettate, c'è un telefono. C'è un telefono che squilla. Oddio, no. Oddio, no, 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 no. No, 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 no. No, sta uscendo, mi sa. Ho sentito che si è svegliato. Oh, caspita, è qui. Oh, mamma. Ok, non mi ha visto, credo. Spero che non mi abbia visto. Mio Dio, è ancora ubriaco. Ok, usciamo fuori, usciamo, via, 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 di sotto, non ci sono gli altri, no? Perfetto, dobbiamo uscire dalla stessa parte in cui siamo entrati, da questa porta che è aperta. Ok, almeno adesso c'ho tutto. Dovrei riuscire ad aprire il garage con le chiavi del garage che sono attaccate a quelle della Bugatti, no? Quindi dovrei riuscire, vediamo se riusciamo ad aprire. Il garage è ancora chiuso, ma forse riesco ad aprirlo da qua. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, 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 ho sentito anche un'altra macchina sportiva. Quale macchina è? Oh, è questa la Pagani. Chi di voi, ragazzi, ha scritto che è una Pagani Utopia qua sotto nei commenti? Risponderò a tutti i commenti che riesco a rispondere, ragazzi, quindi se avete commentato Utopia avrete vinto. Perché prima avevo chiesto. Oh mio Dio, funziona la Mistral. Non ci posso credere. Oh mamma, ok, dobbiamo uscire solo da questo che ho aperto, dall'altro no. Oh mio Dio, non ci credo. Speriamo non mi senta uscire. Allora, non so, sono in panico, ragazzi, c'è un'Utopia, vi rendete conto? C'è una Pagani Utopia, non so neanche se è uscita ancora. Incredibile, questa ce l'ha già. È pazzesca questa situazione, noi la ruberemo oggi. Oh mamma, sì, questa sì che si guida bene di Bugatti. Il proprietario chissà se si è accorto di qualcosa. Mamma mia. Oh, incidenti mancati su incidenti mancati. No, non ci credo, ragazzi, non ci credo. Sto sognando, sto sognando. Ho trovato la persona giusta a cui rubare. Non ci credo. Ah, bellissimo, ok. Allora, entriamo, vediamo se il nostro collaboratore ha spostato anche l'ultima Bugatti che abbiamo messo qua sotto, oppure se è ancora qua. No, è ancora qua, ok. Abbiamo rubato tre Bugatti oggi, ragazzi, non è possibile. Non è possibile, oggi è Natale. È Natale di nuovo, è appena passato ma è Natale di nuovo. Ok, adesso il problema è più grande. Devo rubare quella Pagani, ma lui sa che tutte le altre macchine gli sono sparite. Questo è un problema, ragazzi. Ed è un problema che dobbiamo risolvere. Allora, vediamo che cosa sta facendo con le telecamere, ragazzi. Quindi vediamo nel computer che cosa succede e che cosa sta facendo. Ok, quindi da quello che vedo, ragazzi, come vedete sta chiamando al telefono nel garage, il che significa che è disperato. Lo vedete che è stradisperato. Chissà chi sta chiamando, forse la polizia, probabilmente la polizia, al che dobbiamo stare molto attenti d'ora in poi. Ma per fortuna abbiamo messo queste telecamere, così sappiamo ogni sua mossa e siamo sempre un passo avanti, ok? Quindi quello che dobbiamo fare adesso, ragazzi, è molto furbo. E mi è venuta in mente questa cosa che potremmo fare, che è veramente furba. Vi ricordate che noi abbiamo il suo numero di cellulare e lui è decisamente spaventato in questo momento e probabilmente impanicato per i milioni di dollari di auto che sta perdendo. Quindi direi che lo possiamo chiamare al telefono. Che dite? Aspettate un attimo, fidatevi di me. Allora, vediamo se lo riusciamo a chiamare. Ok, vediamo se risponde, ragazzi, al telefono. Speriamo di sì. Pronto, salve.
Salve, sì, siamo della, esatto, Morph Mutual. Quindi abbiamo ricevuto la sua segnalazione che delle auto sono state rubate e quindi lei ovviamente ha l'assicurazione per furto e tutto quanto quello che, insomma, è esatto. Quindi, perché poi sono auto da un valore abbastanza importante, vorremmo fare delle indagini interne per capire esattamente come sono insieme alla polizia avvenuti questi furti. Quindi, se per lei non è un problema, mandiamo un nostro agente dell'assicurazione, lo riconoscerà perché avrà un badge che le farà vedere, investigherà un po', cercherà di capire quali sicurezze e quali vulnerabilità, insomma, alla sua casa e come hanno fatto a rubare le macchine. Magari ce lo spiega anche lei se ha qualche idea, così sappiamo quello che dobbiamo fare, ok? Quindi manderemo tra poco un'oretta massimo un agente nostro e poi insieme magari con la polizia vediamo un attimo il da farsi, ok? Ok, grazie, grazie. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Bene, ragazzi, capite la mia tecnica adesso? Mi serve un vestito elegante. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla casa. Adesso vediamo un attimo di suonare il campanello e farci aprire magari da questo trilionario. Vediamo un po' se. Salve, buongiorno. Allora, le faccio subito vedere. Vengo dalla Morse Mutual. Questo è il mio identificativo, il mio tesserino. Allora, volevo un attimo vedere effettivamente le opzioni con lei, sia della sua assicurazione, che naturalmente ciò che lei effettivamente ha riportato. Quindi che le hanno rubato tre veicoli, due veicoli. No, adesso mi può rinfrescare la memoria. Ok, sì, sul. Esatto, che sono veicoli di un valore inestimabile praticamente. Dobbiamo un attimo ricostruire com'è andata per capire quali sono i suoi rischi e le sue. Insomma, quello che è successo. Poi così possiamo con la polizia poi collaborare. Quindi mi faccia vedere un attimo dove si trovano i veicoli di solito e dove sono stati rubati. Ok, e soprattutto come sono stati rubati, anche perché dobbiamo un attimo capire quello, anche perché se lei ha una macchina, delle macchine del genere, tutte le sicurezze del caso, eccetera, eccetera, poi le fanno dei furti del genere, noi vorremmo capire anche i nostri clienti. Magari diversi da lei, se c'è magari un ladro in giro, capito? Che dobbiamo capire meglio la situazione. Quindi, ok, quindi quello che vedo è che qua lei ha due porte del garage che chiude o non chiude di solito? Ok, di solito chiude. Ah, per fortuna perché, ah, ok, vedo che una si è chiusa ma l'altra no, che è strano. Che non siano appunto malfunzionanti, perché queste macchine che siano ben belle a vista, insomma, non è proprio il massimo della situazione. Quindi, mi faccia vedere un attimo, prenda, non lo so, le chiavi di una macchina, vediamo un attimo come è stata rubata questa macchina. Dobbiamo esattamente simulare come è successo per capire come evitarlo, capisce qual è il mio ragionamento qui? Sì, aspetto un attimo qua fuori e prenda pure le chiavi lei. Ok. Beh, ragazzi, come vedete, io non so come faccio a essere così ingenuo, ma sotto c'è ancora ovviamente la Koenigsegg che dobbiamo naturalmente rubare e soprattutto la Pagani Utopia che è proprio probabilmente la migliore che potremo mai poter sognare di rubare, quindi vediamo, speriamo di riuscire a farlo in questa così, insomma. Ok, ecco qua, ha le chiavi. Quindi mi vuole dire un attimo com'è successo? Quindi da quello che mi ha accennato, aveva una finestra aperta, probabilmente qualcuno è entrato all'interno della casa e ha rubato le chiavi perché lei le chiavi le tiene in una cassaforte di sopra. Ok, quindi già qua. Oh, che succede? Tutto a posto? Ok. Beh, quindi già lei praticamente sì, ha un rischio perché ovviamente ha lasciato delle parti di casa, ma soprattutto gli allarmi non sono partiti. L'allarme, quello della comunità, non è partito, quelle cose lì? No, c'è stato un guasto su quello. Ok, beh, vabbè. Quindi potrebbe essere un caso almeno questo, a meno che non siano molto bravi questi ladri perché hanno disattivato tutti i sistemi del vicinato. Quindi a questo qua ha rubato le chiavi. Se mi può dare un attimo le chiavi, vedo io un secondo. Praticamente l'ha rubato le chiavi, è entrato qui perché le chiavi lei le tiene insieme alla chiave del garage, della porta del garage, il che già è sbagliato in partenza, no? È chiaro, no? Che sia sbagliato in partenza. Quindi se mi dai un attimo. Ok, grazie, va bene, però insomma. Quindi poi una persona è entrata all'interno della macchina, così. E quindi questo garage invece poi di rimanere praticamente così è. Oddio, ma mi scusi. No, mi scusi un secondo, no? Cioè io ho girato la testa e guardando in retromarcia ho visto che c'è un topo sulla macchina. Quindi significa che c'è anche un posto per entrare. Cioè, possono entrarci pure i topi praticamente dentro questo posto. Non è sicuro per niente. I topi, si rende conto? Cioè, c'è un topo letteralmente lì. Ma c'è una gallina! Ma c'è una gallina sul posto. Ma signore! Oddio! Ma che cos'è? Mi scusi, ma. Mi sembra. C'è una gallina seduta al posto del passeggero. Vabbè, facciamo una cosa, va, mi faccia vedere. Quindi qualcuno. Io ignorerò gli animali che c'ha dentro questa macchina, non voglio sapere. Quindi praticamente il ladro. Oh, mi scusi, sì, mi scusi. Quindi praticamente il ladro. Sì, levi un attimo, voglio capire esattamente. Ecco,
Sì, ecco, un attimo solo, voglio capire questa cosa. Quindi il ladro ha fatto così, è uscito ed è scappato direttamente. Sì, ce l'ho fatta. E vai ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo rubato anche questa macchina. Che scemo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. Iscrivetevi al canale, non so, ogni volta passiamo per quel cartello, quindi mi viene in mente. Ma lasciate un like ragazzi, oh mio Dio. Questi sono 30 milioni 30 milioni di dollari per questa supercar. Incredibile, scusate, non solo questa, ma per tutte le supercar che abbiamo rubato oggi a quel tizio. Non ci posso credere. Questo ragazzi è l'episodio più assurdo che io abbia mai registrato, in cui queste sono le macchine più assurde che abbia mai guidato e ci renderanno super ricchi. Sarà difficile vendere queste macchine, ok? Siamo d'accordo, perché giustamente sono macchine troppo speciali e sono tutte rintracciate, sono numerate. Però, oh mio Dio, ma il topo è ancora qui! Che schifo, mamma mia. Adesso lo buttiamo subito fuori prima che ci mangi qualcosa all'interno di questo. Mamma mia, che roba terribile. Ok, vabbè, comunque, eccoci qua. Allora, il mio collaboratore ancora non ha spostato le macchine, quindi queste sono tutte quelle che abbiamo rubato. Lui non sospetta nulla, ma adesso ci sarà da sudare per rubare l'ultima macchina, ragazzi. Davvero tanto, perché adesso penso che la guerra sia oltre che iniziata. La guerra è bella tosta ora. Quindi, come vedete, tutto ciò che pensavo è effettivamente successo. Pieno di polizia così, ragazzi. Pieno di polizia così. Ed eccoci qua, davanti alla casa, vestito ovviamente da poliziotto. Quindi l'ultima macchina, la più importante di tutte, quella su cui veramente mi sono, vi giuro, la sto sognando tantissimo, è davanti a me. E quindi io ora la ruberò davanti agli occhi di tutti i poliziotti. Sarà il più epico furto della storia di questa serie. Nessuno sospetterà di me. Nessuno penserà che, oh mio Dio, sto per rubare una macchina. Ma eccoci qua. Quindi, come vedete, questa è la macchina che oggi andremo a rubare. Salve! Vorrei un attimo capire esattamente che cosa è successo qua, come gli altri miei colleghi, ma vorrei un attimo dare un'occhiata alla macchina in sé velocemente per capire quali sono, insomma, i problemi che sono sorti qui, anche perché lei riporta che ci sono state svariate persone diverse che hanno rubato tutti contemporaneamente la sua macchina, quindi sembrerebbe che sia una gang o qualcosa del genere. Quindi ecco, andrebbe capito quello, ma soprattutto mi faccia un attimo dare un'occhiata qui, perché c'è questa cassetta degli attrezzi, è sua per caso? C'è una cassetta degli attrezzi qui. Forse questa potrebbe essere una prova se lui non è effettivamente stato il ladro. Quindi, ragazzi, questa è la macchina che voglio rubare, quindi stanno facendo le foto anche delle prove, ma non credo di aver guidato quella macchina, quindi è un po' praticamente inutile questa cosa, fare le prove di questa vettura qua. Quindi, perché la spostano? La stanno rubando! Non ci posso credere, no! No, 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 no! L'ha rubata! No!